Ciao, oggi è mercoledì santo. Noi nella nostra comunità oggi faremo un giorno di digiuno con il pane e l'acqua. È una pratica che facciamo per poter vivere anche nel corpo la preparazione alla Pasqua. Se vuoi, puoi farlo anche tu, rinunciando a qualcosa. Torniamo come ogni giorno a poterci concentrare su queste letture, le prime letture di questi giorni, che sono come una descrizione della figura di Gesù. Gesù che vedi qui, vicino a me. Ecco, oggi questa terza lettura che noi vediamo insieme si trova nel capitolo 50 del profeta Isaia, dal versetto 4 al versetto 9. Puoi ascoltarla in una delle messe o delle liturgie che trovi anche online, anche sulla nostra pagina Facebook, e la trovi qui sotto. Oppure la puoi anche leggere tu, leggere in famiglia, nella comunità in cui sei, con le persone a cui va bene. Ecco, oggi voglio sottolineare, come di solito, due cose. E come anche ieri, c'è qualcosa che riguarda Gesù, qualcosa che riguarda noi. Quello che riguarda Gesù è una caratteristica speciale, la lotta. A un certo punto Gesù dice: affrontiamoci, chi mi accusa? Si avvicini a me. Gesù viene per lottare. La sua passione non è soltanto una sofferenza, è anche una lotta, una agonia. Agonia vuol dire proprio questo, la lotta che si ha prima della morte, una lotta decisiva, ultima. Questa è la lotta che fa il Signore Gesù per noi. È la lotta decisiva contro il diavolo, contro il male, contro la corruzione e il peccato che ci sono nella nostra vita e attorno a noi. Questo però spetta a Lui, al Signore Gesù, non spetta a noi. Noi siamo certi di questa lotta, siamo certi di essere liberi da questi condizionamenti. E qui allora c'è la seconda cosa che voglio indicarti, che riguarda noi, riguarda me, riguarda te, riguarda tutti, ed è essere come Gesù, non tanto nella lotta, a quello ci pensa Lui, ma in un'altra cosa importante, essenziale, che fa la differenza tra l'essere suoi discepoli o essere semplicemente dei buoni cristiani che cercano di vivere in qualche modo una religiosità. Dice all'inizio questa lettura di oggi: il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo e ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Questo ha fatto il Signore Gesù e questo chiede anche a noi. Questo fa Lui continuamente con il Padre, accogliendo la sua parola. Questo fa continuamente anche con noi in qualche modo. Ma questo chiede soprattutto a noi. Questo fa di noi degli autentici discepoli, ci rende partecipi della vittoria del Signore Gesù nella nostra vita. Sì, il fatto di ascoltare, di non opporre resistenza all'ascolto di Dio nella nostra vita, della sua parola, della sua volontà, del Signore Gesù che è la parola donata a noi. È questo che ci rende discepoli e ci rende partecipi della vittoria che Gesù in questi giorni di Pasqua ottiene per noi. Vuoi davvero vivere la Pasqua? Vuoi davvero essere un cristiano autentico? Ascolta, così sarai un discepolo. Non quando tu parli, ma quando tu ascolti il Signore che ti parla. Allora diventi un discepolo e annunci con tutto quello che sei e quello che fai qualcosa di nuovo e di inaudito. Lasci che la parola parli attraverso di te. Così oggi, se vuoi, nel tuo angolo di preghiera, prendi la Bibbia o il Vangelo, se non hai tutta la Bibbia, e ponila lì, nel tuo angolo di preghiera, magari vicino al cero, e così questa parola ti ricorderà che devi ascoltare. Ti invito di nuovo a scrivere qualche commento qui sotto, proprio qui, a mettere un mi piace e a condividere questo video con tutti, perché tutti possano camminare con noi verso la Pasqua.